Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un robot tagliaerba arrivato dal futuro, il Dream Robotic Water A1. Un robot tagliaerba, ragazzi, davvero pazzesco. Sì, perché lui non ha bisogno di filo perimetrale e non ha nemmeno, e ripeto, nemmeno bisogno delle antenne per il sistema GPS RTK. Lui funziona tutto attraverso questa pallina che ha sulla parte anteriore. Ragazzi, qualcosa di veramente pazzesco, e poi ha un design veramente futuristico. Quindi una tecnologia con un design così futuristico non può essere che un robot arrivato dal futuro. Ma prima di vederlo in azione, prima di parlarvi di tutto quello che è in grado di fare questo robot A1 della Dream, direi di guardare cosa troviamo all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Appena aperta la confezione troviamo un manuale quick start particolare, perché è lungo 1 metro, quindi un manuale quick start molto semplice ma che ci permette di avviare subito il nostro robot. Dopodiché troviamo l'alimentatore per la ricarica del nostro robot tagliaerba. Dopodiché all'interno di questa scatola troviamo vari accessori, i picchetti a vite per fissare la base. Una piccola scatoletta dove al suo interno troviamo le lame di ricambio, ovviamente poi acquistabili anche separatamente, ma ne abbiamo già qua di ricambio, quindi una stagione la facciamo senza nessunissimo problema. Poi abbiamo vari fogli di garanzia. Dopodiché troviamo una Bibbia, che però in realtà è un manuale di istruzioni in tutte le lingue, super completo, con anche tutti i pezzi di ricambio, quindi veramente un manualotto di 2 milioni di pagine da leggere o anche da non leggere. Dopodiché sotto tutto il polistirolo troviamo il primo pezzo della base, cioè la parte quella superiore, quella dove si va ad agganciare per la ricarica il nostro robot. Il cavo che va collegato all'alimentatore, come vedete, è molto lungo, è lungo quasi 10 metri, quindi arriva praticamente dappertutto senza nessunissimo problema. Poi troviamo un accessorio particolare, una spazzola super morbida che va fissata al pezzo che avete appena visto, che va a pulire il sensore LiDAR, come vedremo dopo, ogni volta che lui andrà in ricarica. Dopodiché troviamo ancora tanto polistirolo, sì, perché la confezione è davvero ben fatta dal punto di vista protettivo, perché sotto a tutto il polistirolo c'è lui, il nostro robot A1, che adesso accantoniamo un attimo perché all'interno della confezione abbiamo ancora qualcosa da andare a scovare, sempre sotto a tanto polistirolo. Ed ecco qua quello che ci mancava, cioè la base che va fissata al terreno. Questa base che con i suoi picchetti a vite che abbiamo in dotazione andremo a fissare al terreno. Se siete interessati a questo robot della Dream, vi lascio qua sotto il link in descrizione, quello di Amazon, perché Dream vende direttamente su Amazon, quindi avete tutti i vantaggi clienti dati da Amazon se acquistate questo robot. Ovviamente è un robot costoso, perché comunque parliamo di un robot con una tecnologia pazzesca, come vedrete dopo nel video. Quindi un robot che il suo prezzo attuale scontato su Amazon è intorno ai 1700 euro, però paragonatelo sempre a robot con le stesse caratteristiche, sia come metri di taglio, perché qua parliamo di tantissimi metri di taglio come vedremo dopo, e soprattutto con la tecnologia di non usare filo perimetrale e nemmeno il GPS. Quindi qualcosa di incredibile, e il paragone va fatto con prodotti simili a questo, perché sicuramente non è un prodotto low cost. Non potete comprare una Tesla al prezzo di una Panda. Ed eccolo qua ragazzi in tutto il suo splendore. Il design, come vedete, è veramente incredibile. Sembra una Tesla dei robot tagliaerba, talmente a questa linea davvero molto avveniristica, sembra una concept car. E ragazzi, anche dal punto di vista proprio delle finiture, veramente pazzesco, perché abbiamo questo effetto cerchio in lega, qua abbiamo questo effetto come delle prese d'aria, e qua abbiamo l'effetto carbonio, cioè veramente un design incredibile. Come vi dicevo, lui è in grado di tagliare qualsiasi giardino senza aver bisogno di filo perimetrale o antenne RTK per il GPS. Tutto funziona attraverso, ragazzi, pronti? Attraverso lei,
questa mezza sfera è quello che gli permette di funzionare e di comportarsi in maniera perfetta all'interno del vostro giardino, quindi di vedere tutto quello che c'è all'interno del vostro giardino e di decidere in base alla sua intelligenza come comportarsi di fronte a ogni ostacolo che avete in giardino. Sì, perché questa sfera è una sfera con sistema LIDAR. Per chi non lo sapesse, il sistema LIDAR è un sistema tecnologicamente molto avanzato. Sì, perché da questa mezza sfera vengono lanciati dei fasci di luce laser che, in base al tempo in cui ci impiega il fascio di luce laser andare contro ad un oggetto e ritornare indietro, lui con questo sistema riesce a mappare in 3D l'area circostante. È per questo che è una mezza sfera, perché non vede solo di fronte ma vede tutto intorno a sé, gli permette di avere una visione a 360 gradi. E questo sistema LIDAR, che è un sistema molto avanzato, è l'evoluzione dei radar. Sì, perché nei radar viene usata l'onda radio come segnale che viene inviato, che poi deve tornare indietro, mentre qua viene utilizzato una luce laser. Il sistema LIDAR è usato anche nelle automobili, dove si sta appunto arrivando con la guida autonoma, perché appunto riescono a mappare in 3D e creare l'area intorno a sé con dei modelli virtuali in 3D, appunto andando a capire cosa c'è, cosa non c'è a livello di ostacoli, di sporgenze, distanze, tutto tramite questa mezza sfera. Ed è questo che rende questo robot veramente incredibile: l'indipendenza da qualsiasi altro accessorio che serve per essere utilizzato all'interno di un giardino. Infatti, per farlo funzionare basta la presa di corrente per la base dove lui andrà a ricaricarsi e la rete wifi. Una volta che avete queste due cose, lui lavorerà tranquillamente. E in più, questo robot tagliaerba, essendo un dispositivo molto avanzato, anche la regolazione del taglio del giardino tramite la sua lama, come vedete, l'altezza viene regolata tramite l'applicazione, quindi non avremo una rotella meccanica che andrà a regolare l'altezza, ma tramite l'applicazione potremo decidere quanto far tagliare a livello di altezza il nostro prato, cioè una cosa anche questa veramente incredibile. E poi, come vedete, le dimensioni sono molto importanti: non è un robot piccolo, non è leggero, è molto pesante. Perché? Perché lui è in grado di tagliare fino a 1000 metri quadri in 24 ore, quindi in 24 ore di lavoro lui taglia 1000 metri quadrati, quindi giardini anche con dimensioni molto molto importanti, ma può arrivare tranquillamente anche fino a 2000 metri, quindi un prodotto veramente assurdo anche per quanto riguarda appunto le dimensioni dei giardini che potete andare a tagliare. Qua sulla parte superiore, sotto a questa scocca nera lucida, abbiamo il pannello di controllo. Per aprirlo andremo a schiacciare stop ed ecco qua, ragazzi, che abbiamo il pannello di controllo con un display che ci indicherà tutte le funzioni, una rotella multifunzione e quattro tasti principali che servono appunto per fare l'avvio del tagliaerba in maniera manuale, per farlo ritornare a casa o per andare a spegnerlo, mentre con la rotella multifunzione potremo viaggiare attraverso le sue impostazioni. Ovviamente all'interno di questo pannello di controllo avremo anche la lingua italiana, come vedremo tra poco, però tutto poi viene svolto tramite la sua applicazione, disponibile sia per iOS che per Android, scaricabile nei vari store, App Store per Apple o Play Store per Android. E un'altra cosa da non sottovalutare è la facilità di pulizia per tenere appunto il robot sempre bello pulito in ordine. Qua sotto lo possiamo lavare tranquillamente con la canna dell'acqua, perché la parte ovviamente qua sotto è totalmente impermeabile, quindi si può lavare tranquillamente con la canna dell'acqua e quindi avremo sempre il tagliaerba bello pulito e in ordine. La parte superiore ovviamente è impermeabile senza nessun problema, infatti lui può stare tranquillamente all'acqua, non è che bisogna per forza comprargli una tettoietta o fargli una tettoietta o fargli una tettoietta, lui può stare tranquillamente all'acqua. È totalmente impermeabile anche la parte superiore di questo Robotic Mover A1. E tornando a parlare del sensore LIDAR, all'interno della confezione c'è una spazzoletta, l'avete vista appunto nell'unboxing della scatola, che c'è questa spazzola che va installata nella sua base. Sì, perché ogni volta che lui tornerà in base, con questa mezza sfera andrà
a sfregare contro la spazzola che la terrà pulita, perché ovviamente essendo questo il fulcro di tutto, quindi lei deve essere bella pulita per inviare e ricevere il segnale, questa spazzola lo va a pulire ogni volta che lui torna in base per la ricarica. E poi all'interno della confezione c'è comunque anche un piccolo panno in microfibra per ogni tanto dargli una pulizia noi manualmente con il piccolo panno in microfibra. Quindi ragazzi, detto tutto questo, direi che a questo punto è arrivato il momento di testarlo e di vedere come funziona questo Dream Robotic Mover A1. Andiamo! Allora, prima cosa dovete decidere dove mettere la base di ricarica. La cosa importante è che dove andate a mettere la base di ricarica abbiate un segnale wifi molto forte. Quindi una volta che avete trovato la posizione ideale, basterà, utilizzando gli appositi picchetti a vite, andare a fissare la base. All'interno della confezione abbiamo anche la chiave a brugola che ci permette di andare ad avvitare gli appositi fermi. Vedete, in un attimo andiamo a mettere i fermi. Perfetto, una volta che abbiamo avvitato la base dovremo andare a mettere il supporto dove si andrà ad agganciare con i suoi contatti metallici per la ricarica, quindi andranno ad appoggiarsi in queste linguette e lui andrà a ricaricarsi. Per fissare la parte superiore basta andare a farla scorrere nelle apposite guide e spingere finché non sentiamo clac. Ecco qua, avete sentito il clac, adesso è diventato praticamente un blocco unico. A questo punto dovremo andare a inserire la spazzola che vi dicevo prima, quella spazzola super morbida che andrà a pulire il nostro sensore LiDAR. Basta andare ad inserirla qua sopra, spingere ed ecco qua che abbiamo inserito la spazzola. Questa spazzola esiste anche come ricambio, perché vedete in un attimo la si va a rimuovere e si può andare a sostituire quando lei inizierà a essere molto rovinata. Quindi la base è già montata, avete visto, ci vuole veramente pochissimo. Adesso non ci resta che andare a collegare l'alimentazione. Per collegare l'alimentazione abbiamo il suo alimentatore completamente impermeabile, ovviamente solo la presa non deve essere messa all'acqua. Ma poi per quanto riguarda l'alimentatore e i suoi spinotti che vanno a collegarsi al cavo in dotazione, è totalmente impermeabile. Infatti basta andare ad inserirlo, qua sopra abbiamo un OR in gomma che va a sigillare appunto la presa e poi fa anche questo clac che ci fa capire che è stato inserito correttamente. Il cavo in dotazione, come vedete, è molto lungo, è quasi di 10 metri, quindi arriva veramente dappertutto. Una volta che abbiamo fatto tutto questo processo di collegamento, andiamo a collegare la presa della base, dopodiché iniziamo l'operazione di configurazione del nostro Robotic Mover A1. Perfetto, ho collegato l'alimentazione, adesso il piccolo LED blu qua sopra è acceso, quindi la base è alimentata. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a prendere il nostro robot. Andiamo ad aprire lo sportellino di controllo, adesso lo giro verso di voi così potete magari vedere qualcosa in più, e andiamo ad accenderlo. Teniamo premuto il pulsante d'accensione per un paio di secondi, si accende il display, c'è anche la musichetta di avvio. Ok, a questo punto, parlando in inglese, ci dice che possiamo andare a selezionare la lingua, scegliamo italiano. A questo punto possiamo andare ad inserire il codice PIN del nostro robot, così che questo robot, se mai dovesse venire rubato, non potrà essere utilizzato da nessuno. Quindi possiamo andare ad inserire un codice che vogliamo di 4 cifre, tranne che 000. Ci chiede la conferma, quindi dobbiamo rifare il codice PIN. Perfetto, PIN impostato correttamente. A questo punto abbiamo avviato l'interfaccia, veramente incredibile dal punto di vista grafico, e dobbiamo andare ad associare il nostro telefono e la sua applicazione al nostro robot. Avviamo l'applicazione Dream Home, come vi ho detto disponibile sia per iOS che per Android, c'è il QR code da scannerizzare sulle le istruzioni di avvio. Andiamo a fare scansiona e andiamo a scansionare il QR code che abbiamo sotto al robot. Ok, una volta scansionato, connetti alla rete wifi. Da questo punto in poi tutto ci verrà spiegato dall'applicazione passo a passo in italiano. Quindi avvia la configurazione, tieni premuta la manopola per 3 secondi per avviare la modalità di accoppiamento Bluetooth. Quindi 3 secondi,
Entering Bluetooth pairing mode. Ok, lui continua a parlare al robot in inglese, ma parla. Quindi ho sentito il messaggio vocale, avvia l'accoppiamento, il robot sta richiedendo, ok, inserisce il codice PIN, quello che abbiamo programmato all'inizio, all'avvio. Come vedete il PIN di sicurezza viene chiesto tante volte appunto perché questo dispositivo, se mai venga rubato, almeno non potrà essere utilizzato. Connetti alla rete Wi-Fi, consenti quando utilizzi l'app, vado a inserire la password della mia rete Wi-Fi, il robot si sta connettendo alla mia rete Wi-Fi domestica, qua il segnale è molto forte perché il mio router ce l'ho praticamente dietro a questa finestra, quindi il segnale qua dovrebbe essere molto molto performante. Perfetto, il robot, vedete, connessione riuscita, il robot è stato accoppiato con successo, facciamo finito, possiamo fare salta, tanto sono cose che possiamo andare a modificare anche dopo, ed ecco qua l'interfaccia della nostra applicazione. Vedete che abbiamo il 71% di batteria, A1 è in stand by, facciamo, clicchiamo su andare al dispositivo, il download plugin è iniziato. Accetta, è disponibile una versione nuova del firmware, sì, perché ragazzi questi dispositivi così tecnologici, così avanzati, hanno spesso degli aggiornamenti firmware che, oltre ad andare a migliorare la stabilità di quello che è già il sistema hardware che hanno, gli vanno ad aggiungere anche nuove funzioni, quindi aggiornate sempre i vari dispositivi, soprattutto quando sono così tecnologicamente avanzati. Andiamo a fare aggiorna, lui continua a parlare, qualsiasi cosa andiamo a fare lui ce la dice, oltre che ovviamente leggere noi nell'applicazione. Anche qua nel display ci viene indicato aggiornamento firmware in corso, il display è veramente spettacolare, pensare che è su un robot tagliaerba un display di questo tipo è veramente veramente pazzesco, cioè a che punto siamo arrivati a livello tecnologico anche con questi robot tagliaerba, una tecnologia veramente incredibile. Ormai ci siamo al 98%, 99%, installazione, è arrivato a scaricare il firmware, adesso andrà ad installarlo all'interno di quello che è il cervello del nostro robot A1 Robotic Mover. Mi raccomando, quando sta facendo l'installazione, non il download del firmware, ma l'installazione all'interno del robot, non spegnete mai il dispositivo, ma questo vale per qualsiasi dispositivo, che sia un robot tagliaerba, uno smartphone, un qualsiasi altro dispositivo, quando fate un aggiornamento firmware non interrompetelo mai mentre lo sta installando, perché sennò rischiate di buttare via il dispositivo, perché praticamente non si avvierà mai più, mi raccomando. Adesso lui si sta riavviando, infatti si era spento il display, adesso si sta riaccendendo perché fa il riavvio dopo aver installato il nuovo aggiornamento firmware. Firmware updated successfully. Perfetto, aggiornamento completato, il tuo firmware è aggiornato, quindi adesso dovremmo essere operativi. Vado a sfregare anche l'opzione di aggiornamento automatico, così d'ora in poi lo farà da solo di notte quando lui è lì fermo a riposo, e a questo punto inizia la fase più divertente, creare la mappa del giardino per poi dare il via all'utilizzo del nostro Robotic Mover A1. Ok, a questo punto, prima di iniziare a creare la mappa del nostro giardino, dobbiamo inserire il robot all'interno della base di ricarica, andare a fare inizia crea mappa, vedete che fa un check up e ci dà tutti gli sfleghini verdi, quindi vuol dire che lui adesso è pronto, non ha niente che non funziona, ha fatto una diagnostica e tutto funziona in maniera perfetta. Quindi andiamo a fare avvia calibrazione, adesso lui esce dalla base e farà una calibrazione, non so bene cosa calibri, penso il sensore, aspettiamo che faccia la sua calibrazione, adesso sposto la telecamera così che non gli dia troppo fastidio. Perfetto, ok, finita la calibrazione, siamo pronti a creare la mappatura del bordo di tutto il nostro giardino, di modo che lui memorizzi appunto la forma del nostro giardino. Per farlo è molto semplice, basta pilotare il robot, come vedete, come se fosse una macchinina radiocomandata, ovviamente per pilotarlo in maniera perfetta bisogna stargli dietro, perché sennò dal davanti i comandi sono al contrario. Quindi vado a posizionarmi in una determinata zona del bordo, dobbiamo stare a circa 10 centimetri
dalla fine del bordo, quindi in questo caso da questo muretto staremo a circa 10 centimetri. Clicchiamo su imposta punto di partenza. A questo punto dovremo pilotare il nostro robot per tutto il perimetro del giardino, quindi adesso con pazienza ce lo facciamo tutto fino a che ritorniamo in questo esatto punto dove gli daremo l'ok e la conferma di avere creato il perimetro del nostro giardino. Da lì in poi, ragazzi, tutto in scioltezza per quanto riguarda l'automazione del nostro robot, per quanto riguarda il tenere sempre bello, preciso e tagliata l'erba del nostro giardino. Ma prima di tutto questo iniziamo la mappatura. Perfetto, sono tornato al punto di partenza. Infatti vedete che adesso, quando sono arrivato esattamente da dove sono partito, in automatico è venuto fuori chiudi il confine. Vado a fare chiudi il confine, adesso va a memorizzare la mappa e lui sarà pronto a lavorare per noi. Quindi vedete che abbiamo creato l'area della mappa, adesso possiamo andare ad inserire delle aree in cui non vogliamo che lui vada a tagliare, delle zone vietate che ci danno la possibilità appunto di andare a delimitare delle aree in cui non vogliamo che lui si avvicini. Quindi se noi andiamo a selezionare area vietata, ok, andiamo a fare capito, ci spostiamo fino al punto in cui vogliamo che inizi l'area vietata. Io ho un rettangolo in cui c'è un pozzo, è un pozzo che non è profondo, sarà 30 centimetri, però attualmente è aperto perché ci devo fare dei lavori, quindi non voglio che lui ci finisca dentro, ok? Sarebbero solo 30 centimetri di caduta, ma potrebbe andare a danneggiarsi. Immaginiamo chi magari ha uno stagno o una piscina che sia interrata e lui rischia di andarci dentro, perché ovviamente se non sa che quella zona è vietata, lui probabilmente ci andrà dentro. Allora è possibile creare delle aree vietate e direi che a questo punto allora possiamo andare a crearne una dedicata alla mia area vietata. Quindi basterà pilotarlo fino all'area in cui noi vogliamo che venga delimitata appunto un'area vietata, ci andiamo pilotandolo. Ok, l'area vietata è questo quadrato, c'è all'interno un buco, vedete, che ovviamente non è pericoloso perché non è che si sprofondi chissà quanto, ma ci sono quasi 40 centimetri abbondanti di dislivello, perché qua devo fare dei lavori, quindi non voglio che lui ci finisca dentro, quindi questo quadrato lo andrò a delimitare. Per farlo è semplice, basta arrivare con il robot, posizionarlo in un punto, andare a impostare imposta punto di partenza, ok, e andiamo a pilotarlo intorno al quadrato. Perfetto, vedete che è uscita scritta chiudi confine. Quando si torna nel punto di partenza, sia per il perimetro che per queste aree, in automatico esce la scritta chiudi confine. Andiamo a fare chiudi confine, va a memorizzare il quadrato e per lui questo sarà un divieto. Vedete, tipo di zona vietata, facciamo finta di chiamarlo piscina o stagni. Conferma e vedete che nella mappa adesso ho questo quadrato rosso che è un punto di divieto per lui. Quindi andiamo a fare fatto, ok. Quindi posso andare ad aggiungere altre zone vietate, posso andare ad aggiungere altre zone di lavoro, perché lui può avere zone diverse per quanto riguarda il lavoro, o il percorso, perché lui può avere dei percorsi per passare da un'area all'altra, quindi magari dei marciapiedi piuttosto che dei vialetti in cui lui deve passare da un'area erbosa a un'altra. Quindi vado a fare fine mappa, perché nel mio caso ho finito tutto quello che riguarda appunto la mappatura. Perfetto, vedete zona 1 perché io ho solo una zona, questo è il mio giardino che ha questa forma, l'ha fatta in maniera perfetta, impeccabile, devo dire veramente veramente impeccabile. Guardate il robot, dov'è lui, dov'è il divieto, qua è il puntino verde, qua con il lampo e la base di ricarica, e vado a fare utilizzare.
Ok, qua possiamo andare a programmare le sue uscite, i suoi tempi di utilizzo, quando farlo tagliare, quando no, in che giorni e in che orari, cioè veramente abbiamo libertà di tutto. Vado a fare non ora perché in questo momento non ho voglia di programmarlo. Modalità di lavoro, tocca per cambiare modalità di lavoro tutte le aree, faccio avanti, programma, tocca per visualizzare e modificare il programma, faccio salta perché non mi interessa in questo momento programmarlo. Quindi il mio giardino, vedete, è di 187 metri quadrati, quindi il suo lavoro sarà di 187 metri quadrati, mentre per quanto riguarda l'utilizzo manuale io posso fare adesso avvio e lui inizierà a tagliare, o avvio ritorno alla stazione, quindi lui tornerà alla base di ricarica. In alto, dove abbiamo i tre puntini, abbiamo tutte le impostazioni, registri di lavoro, materiale di consumo e manutenzione, che ci dirà appunto in che stato è il tagliaerba, quando dobbiamo cambiare le lame, la spazzola, perché comunque lui sa regolarsi anche l'usura dei materiali. Poi abbiamo protezione antigelo pioggia, che ovviamente lasciamo acceso, protezione antigelo lasciamo acceso anche se, vabbè, d'inverno ovviamente va rimosso da dove l'abbiamo. Poi abbiamo non disturbare spento, questa funzionalità del robot non inizierà automaticamente dentro il periodo impostato, se il robot sta lavorando metterà automaticamente in pausa l'attività e tornerà alla stazione quando vogliamo che in certi orari non faccia rumore, quindi non lavori. Qua abbiamo l'Apps che possiamo, vedete, regolare anche l'evitamento degli ostacoli per le altezze molto basse, crea più zone, quando l'attività può raggiungere più zone nella modifica della mappa, quindi possiamo andare a modificare la mappa e aggiungere zone. Allarme antifurto, quindi quando viene sollevato ovviamente si bloccherà e l'allarme scatterà immediatamente se viene sollevato, quindi allarme di sollevamento, quindi con questa funzionalità il robot sarà bloccato, l'allarme scatterà immediatamente se viene avviato. Allarme fuori mappa, quindi quando viene portato fuori dal perimetro del giardino suonerà. Posizione in tempo reale, puoi visualizzare la posizione attuale del robot su Google Map, quindi questo è il lato antifurto. Poi abbiamo le info sul robot, il fuso orario, aggiornamento firmware, unità di misura, voce del robot, vedete che possiamo andare a selezionare anche l'italiano in questo momento, quello che non potevamo fare all'inizio, adesso possiamo perché andremo appunto a selezionarlo e lui andrà a installarlo all'interno del robot. Come vedete è iniziato lo scaricamento e adesso inizierà il trasferimento all'interno del robot della lingua italiana, quindi lui inizierà a parlare in italiano. Perfetto, adesso abbiamo la lingua italiana. Se andiamo a selezionare le tre lineette vicino al lucchetto, abbiamo l'altezza di taglio, quindi possiamo andare a impostare il taglio, io voglio 4 cm, quindi questa è l'altezza del taglio dell'erba, quindi lui andrà a regolare appunto l'altezza della lama. Sotto abbiamo riconoscimento ostacoli, quindi lui eviterà gli ostacoli, e possiamo andare a selezionare anche l'altezza del rilevamento degli ostacoli, cioè che altezza hanno gli ostacoli come altezza minima, quindi dai 10 cm in avanti lui li vede, sotto i 10 cm non li vede se vado a attivare questa funzione. Poi abbiamo personalizza la direzione di taglio, ovviamente lasciamo direzione predefinita, cambia automatico la direzione di taglio, lasciamo così com'è di default, andiamo a fare salva e andiamo a fare avvio. Quindi, avviare la falciatura dell'intera area. Vedete che adesso parla in italiano e inizia a tagliare. Guarda, guardate che spettacolo è, bellissimo, bellissimo. Vediamo se mi vede adesso me come ostacolo o se mi viene addosso. Avete visto che mi ha visto? Ha girato, eh? Oh, qua l'ho già sfrisato quando ho fatto la mappatura. No, ho sfrisato la carrozzeria. Peccato usarlo, talmente è bello esteticamente. Vediamo se adesso mi rivede. Vedete che mi ha visto e ha girato, eh? Adesso mi tolgo. Che figata pazzesca è questo A1 Robotic Mover della Dream. Incredibile, incredibile. Parla pure italiano adesso. Parla italiano. E direi che lo lasciamo continuare. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la recensione di lui, il Dream Robotic Mover A1 robot tagliaerba super intelligente, che non ha bisogno di filo perimetrale, di antenne per il GPS e l'RTK, che lavora tutto tramite quella mezza sfera lì, con un'intelligenza incredibile, un'estetica pazzesca che fa 1000 metri in 24 ore, e in più tutto tramite l'app potete gestire tutto, ma ricordatevi che anche sotto
foto, dove abbiamo il display, possiamo gestire tutto, quindi non per forza tutto dall'app, possiamo scegliere anche direttamente dal display, dal quadro di controllo che abbiamo sotto lo sportellino, possiamo fare tutto quello che facciamo dall'app. Se tutto questo l'avete trovato bello, utile e interessante, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove vi... Lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove porto tutti i prodotti che non utilizzo, che non tengo, che però ho recensito, quindi sono praticamente nuovi e li vendo a prezzi veramente bassissimi. Ma la cosa più importante che dovete assolutamente Però la cosa più importante che dovete assolutamente fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità strepitosa come questo Robotic Mover A1. Ciao e al prossimo video!